die. Mi trovo su KD Plasma, mi chiederete qual è questa distribuzione, ma siccome io l'ho messo nel titolo del filmato, quindi già lo sapete e non vi chiederete praticamente niente. Questa era la battuta che volevo fare da tanti anni e ci sono riuscito. Mi trovo su... c'è KCOS, spero di dirlo giusto, ho sentito un inglese che l'ha detto così e quindi lo dirò anch'io, quindi KCOS che è una derivata di Arch Linux e che sembra una concorrente diretta di Endeavor OS, è nata dopo Endeavor OS e come Endeavor OS, KCOS praticamente diciamo non dico nuda, ma è un Arch Linux vera e propria, cioè non ci sono dei repository che si differenziano da Arch Linux base, però ci sono cioè praticamente il suo kernel, il kernel che è stato fatto in modo diverso, è stato un po' cambiato per ottimizzarlo per questa distribuzione che si propone anche come distribuzione da gaming, quindi è un kernel con una bassa latenza che vi permetterà di poter giocare con i videogiochi. A proposito, poi c'è anche un tool per poter configurare tutto in automatico per avere tutte le estensioni possibili e immaginabili per poter giocare. Quindi si propone come diciamo, appunto base per i videogiochi. La sua interfaccia grafica è appunto il KD Plasma. KD Plasma che serve solamente come base perché quando si deve installare KCOS utilizza il Calamares, l'installatore Calamares, dove potete scegliere tante interfacce grafiche, tra cui c'è anche addirittura c'è anche l'interfaccia grafica di Cosmic Desktop che è praticamente alla versione alfa, quindi penso sia la prima distribuzione a utilizzare anche Cosmic Desktop, e nella scelta che fate durante l'installazione, nella prima fase dell'installazione, potete avere anche Cosmic. Con anche altre, io ho contato 16 interfacce grafiche, quindi tra Windows Manager come OpenBox, Sway, insomma i3, e poi come Desktop Environment appunto questo è il KD Plasma, XFCE, LexiQt, GNOME, insomma. C'è anche quella di Solus, non mi viene in mente in questo momento, il
Badge desktop, appunto, questo qua volevo dire, il badge desktop, insomma, trovate 16 interfacce grafiche, grafiche diverse, quindi più di alta distribuzione, che hanno questo tipo di installazione online, dove potete scegliere appunto con una sola ISO l'interfaccia grafica. Vi faccio vedere un HTOP, vediamo se l'ho installato. Sì, l'ho installato. Iniziamo dall'HTOP, l'HTOP mi fa vedere che io sto praticamente consumando, che sono all'avvio, quindi sto consumando all'avvio 1 GB circa di RAM. Ho introdotto due core dalla CPU, quindi ho inserito due core in questa virtualizzazione e ho 1 GB circa di uso di RAM. Che non è poco, però non è neanche tanto, insomma, perché su KD Plasma, insomma, si può variare anche di 200 MB in certi casi, ma ripeto, avendo un kernel da gaming, insomma, già inizialmente, insomma, consuma anche un po' di più, un po' più pesante, un po' come Poppo S, che è più pesante come sistema operativo, come uso di risorse del sistema. Andiamo ad aprire il NeoFetch, vediamo se lo posso aprire anche dal menu. No, allora lo devo aprire direttamente con il terminale. Allora cerchiamo, non è stato messo tra i preferiti il terminale, nel pannello. E qua con console, il terminale RKD, vediamo se riesco a fare il tasso di zoom. Sì, l'ho fatto, ma la finestra rimane piccola. Vabbè, facciamo così, lo facciamo bello grande. Allora, praticamente siamo su Cache OS 64 bit, il kernel è il 6.10.6.2 di Cache OS, quindi è un kernel ottimizzato. È tutto partito qua in Pacman, 1019 pacchetti più qualcuno che ho installato io. La shell è il fish 3.7.1, poi abbiamo KD Plasma versione 6.1.4, tema Breeze, vabbè, questo non è importante, il Breeze Dark, poi potete mettere anche quello chiaro. Poi ci sono, poi praticamente cambiando tema potete anche cambiare in un colpo solo tutto, icone, tutte queste cose qua. Vediamo qua se ci sono altre cose. No, va bene, questo lo lasciamo stare e andiamo a vedere, appunto, vediamo l'impostazione generale, e queste sono quelle di KD, quelle generali KD, e sono quelle praticamente sono tipiche di KD. Come vedete c'è mezza chiaro e mezza scuro. Dopodiché abbiamo fatto qua invece di chiudere, dopodiché vi faccio vedere i tool di Cache OS, che è sul welcome, o benvenuto, vediamo welcome, vediamo Cache OS Hello, Cache OS Hello, dove ci sono dei tool di Cache OS, e abbiamo qua praticamente applicazione e personalizzazione, e qua ci sono tanti tool, quello che non c'è su, farvi un esempio, come iniziare, come quella iniziale di elementare, scusate, di Endeavor OS. Qua invece ci sono dei tool dedicati fatti dal team di Cache,
vi fa fare aggiornamento del sistema in un clic solo, e reinstalla tutti i pacchetti, ricarica il keyring, rimuove, scusate il rumore che si sente esternamente, e rimuove il blocco della base dei dati. Quindi ci sono tutti questi tool, pulisce la cache dai pacchetti, rimuove gli orfani, installa gaming package, installa snapper support, classifica i mirror, e poi c'è che c'è questo package installer che praticamente è un tool per installare i programmi più utilizzati, più famosi per ogni categoria. Ad esempio su browser potete installare Brave, Chromium, Falcon, Firefox e tutte queste browser, anche qui una decina di browser, e poi sui giochi, grafica, internet, insomma tutte le varie, diciamo, categorie. E da premettere che il browser che utilizza KitchOS è proprio un browser fatto da loro, cioè con base Firefox e personalizzato da KitchOS, dove è stato rimosso il motore di ricerca predefinito che è Google, e ci hanno messo DuckDuckGo per avere maggiore sicurezza, diciamo, nella navigazione e non essere tracciati come nel Firefox, quello originale. Poi praticamente chiudiamo qua. Poi c'è KitchOS Kernel Manager, dove potete scegliere un po' come mangiare, potete scegliere i vari kernel. In questo momento c'è KitchOS Linux, che è un kernel stabile, che vi ho fatto vedere questo qua, 6.10. E poi c'è, per farvi un esempio, c'è il KitchOS Linux, quello Bohr, quindi un kernel Kitch Bohr, dove praticamente è più propenso, mi sembra, per il gaming, questo qua. Comunque ogni kernel qua, sia stabile che a lungo supporto e così via, sono ottimizzate per fare alcune cose, però questo bisogna andare a vedere il board esattamente, però mi sembra che sia proprio quello del gaming. E poi bisogna vedere esattamente ognuno di questi, Aicho, Dekifi e così via, per vedere la loro funzione specifica. Ecco, ogni kernel ha una funzione specifica per ogni esigenza, quindi ottimizzato per fare una data cosa. Sono a 12 minuti di registrazione. E poi vabbè, usciamo dal, e potete quindi scegliere il kernel da questo tool, cambiare il kernel sempre in un clic solo. E poi installa gaming package, praticamente quello che ho detto all'inizio, che con un clic installate tramite un tool che sarebbe questo, installate, quindi utilizzate la password, se ho bisogno di, se me la ricordo, un attimo, mi sembra che sia 1, 2, 3, 4, sì. E praticamente vi installa tutti i repository per poter giocare con driver Nvidia, come vedete qua, vi installa alcune parti della Nvidia drivers, librerie Vulkan e così via, per poter giocare appunto con i giochi anche tridimensionali, non giochi semplici, ma giochi tridimensionali, appunto installando tutto quello che è necessario per poter far diventare gaming il vostro sistema operativo, perché inizialmente dovete installare il gaming package, che sarebbero questi. Poi c'era un'altra cosa che ho detto all'inizio per cambiare tema, che ve lo cambiavo in un colpo solo, ma in questo momento non vi ricordo dove si trova, a meno che non l'ho
Allora, l'ho immaginato in un sogno stanotte, vediamo, che nel manager installa programmi e poi c'è il cache che è il browser che vi ho detto. Non so dove l'ho visto, personalizzazione, desktop e sfondo. Niente, questo è desktop e sfondo per cambiare appunto lo sfondo, l'immagine di sfondo. E possiamo in questo momento cambiare, mettiamo questo di qua che mi piace, mi intriga tanto, mi intriga perché c'è una bella ragazza con la triste e famosa mascherina, dove c'è il simbolo qua nel girocollo, c'è il simbolo di CageOS. Andiamo a vedere il browser che utilizza CageOS, che come ho detto prima è un Firefox personalizzato, adattato, fissato, diciamo, dove praticamente hanno rimosso diciamo tutti i tracciamenti che può fare un Firefox base, e come vedete hanno messo DuckDuckGo come ricerca. Potete notare che è un Firefox vero e proprio, si vede anche dal menu di impostazione qua. Andiamo a vedere su Help e come vedete che c'è in browser 129, quindi praticamente è un Firefox. Ci hanno cambiato il nome, hanno tolto tutti i tracciamenti possibili e immaginabili, hanno reso un browser un po' alla Brave, dove praticamente non siete tracciati al 100%, perché non posso dire che tolgono tutti i tracciamenti, ma 100% non utilizzate Google, utilizzate DuckDuckGo. E questo è il browser. Cerchiamo con DuckDuckGo CageOS. Forse ho sognato forse il fatto del tema che cambia un colpo solo con l'icona, ma sicuramente io penso che ci sarà, non so quando l'ho visto. Vabbè, comunque fa subito questo carta di distribuzione. Comunque, CageOS release qua, questo dovrebbe essere il suo sito. Vediamo se mi fa la traduzione, translate pagina, è solo in inglese qua, da inglese a italiano, vediamo, che qua è ancora in inglese, il sistema operativo, translate. Dunque, se io sapevo l'inglese ve lo facevo io stesso, per pazienza, non lo so, qua si ripete sempre. Vabbè, lasciamo stare. CageOS dice che è praticamente un sistema operativo veloce, reattivo, che vi farà cambiare praticamente visione del mondo Linux, nel senso che lo vedete ancora più veloce, quindi è reattivo velocissimo, e vi farà fare un'esperienza veramente incredibile. E poi andiamo nella pagina principale, mi sa che non è quella principale, difatti non era quella principale, e come dice qua, insomma, tipo Fast and Furious, molto veloce, customizzabile, distribuzione Linux customizzabile, è anche stabile, ritenuto stabile, tutto in inglese purtroppo. E poi qua c'è il download, qua ci sono delle anteprime, ecco qua come vedete, vediamo qua cosa c'è, la performance incredibile, supporto, Fast and Furious, Fast and Furious, e il download vi fa scaricare Desktop Edition, dove praticamente dove praticamente
con una ISO solo installate tutti i vari desktop environment. Come vedete qua sono elencate KDE Plasma, GNOME, XFC, 3VM, Wi-Fi, LXQT, OpenBox, Cinnamon, Cosmic, UQI, LXDE, Mate, Budgie, Qtile, Hyperland, SY. E con un semplice download potete installare tutte queste appunto interfacce grafiche. Ecco qua. E, vabbè, chiudiamo. Lasciamo perdere DistroWatch, può andare su DistroWatch ma si perde tempo e poi non c'è scritto un granché a dire la verità. E il sito è molto più esplicativo. E vorrei vedere qualche altra cosa, ma non... Comunque, praticamente questo sistema operativo, almeno io dopo averlo installato, era già molto aggiornato, perché è uscito... Anzi, andiamo su DistroWatch, è uscito poco tempo fa. Andiamo di nuovo su browser. È uscito pochissimo tempo fa e quindi si è aggiornato abbastanza velocemente. Andiamo su DistroWatch. Ho scritto giusto, scusate se sono sempre un po' approssimativo perché mi ritaglio dei piccoli spazi per fare i video. Ci ho studiato un po' sul sistema operativo, però io non preparo mai purtroppo i filmati perché non ho il tempo materiale per poterlo fare, che potrei fare tranquillamente una scaletta e non avere le pause che faccio io. Che sono costretto a fare delle pause perché devo ricordare a memoria quello che ho visto durante la settimana delle prove che ho fatto. E andiamo a cercare qua. Allora, che c'è? E qua c'è che c'è OS, come vedete. E, diciamo, l'ultima uscita è stata, il rilascio è stato di queste ISO. Ecco qua, rilascio è stato in questo anno, nel 2004, a marzo, il 14 marzo del 2024, quindi abbastanza recente, non proprio recentissimo, ma abbastanza recente, e quindi non c'è voluto tanto a fare, diciamo, l'aggiornamento. La ISO è 2 GB e 47, come 471 MB, 2 GB 471 MB, quindi non è come Ubuntu che è quasi 6 GB, quindi abbastanza veloce lo scaricamento, utilizzando anche i dati del telefono, la connessione dati è scaricata tranquillamente. E va bene, questo praticamente provato è CacheOS, è già abbastanza famoso con tutto che è recentissimo, sta mettendo in serio pericolo anche DevOS perché si sta avvicinando nelle zone alte della classifica. Andiamo di nuovo nella sua pagina specifica, si sta avvicinando ai primissimi posti perché qua da in un anno alla posizione, 13ª posizione, anzi addirittura è giunta alla 11ª posizione, come vedete, quindi si sta avvicinando in modo veramente molto pericoloso ad EndeavorOS. Ci sarà una lotta, diciamo, in famiglia tra EndeavorOS, cioè a due Arci Linux, 30 euro S, e che CoS, che sta facendo veramente un exploit incredibile. Neanche MX è riuscita a salire in alto così velocemente. Incredibile il successo che sta avendo questa distribuzione. C'è un'ultima cosa importante che devo dirvi: sono abilitati gli AUR e utilizza Octopi, che è una sorta di Synaptic
Arctic nel mondo Arch, ecco, Octopi. Dove si aggiunge e si rimuove del software, praticamente Octopi ha abilitati, ve lo faccio vedere, Yaur, però contrariamente a Endeavor OS, invece di avere abilitati gli AI per usare il terminale e installare Yaur, vediamo dove è scritto. Allora, strumenti. Scusate, devo cercare qua il menu. Allora, Yaur, per installare dal terminale di software in Aur, dovete digitare Paru, quindi utilizza Paru invece di Yai. Quindi è un'alternativa, diciamo, a Yai, quindi è abilitato il Paru. Quindi se voi dovete fare, che so, andate nel terminale. Andiamo a cercare sempre console, perché non è messo scianamente tra i preferiti. Se volete installare un programma, dovete fare sudo paru, se non erro, s maiuscolo, e poi questo, cosa c'è su, non mi ricordo qual è il programma, mettiamo Google Browser, no, Google Chrome, Chrome Browser forse. Comunque, se dovete installare, io non mi ricordo in questo momento, un programma che sia dei Yaur, dovete fare praticamente questo qua. Io qua non mi va. Ah, finalmente sto facendo l'ingrandimento. Allora, dovete fare sudo paru, quindi digitare sudo paru s, meno s maiuscolo, invece di sudo pacman, sudo paru, e installate un programma che si trova su Yaur. Ora, al momento non mi viene in mente che programma andare a digitare, ho in mente che ci sia il Chrome, Google Chrome, ma non mi ricordo come digitarlo dal terminale. Quindi dovete utilizzare appunto questa riga di comando sostituendo Pacman con Paru. Perché su, ad esempio, su sempre un WS si fa sudo yai yay meno s, e si fa appunto l'installazione. In questo caso è Paru. Va bene, chiudo qua il video. Qua annulliamo tutto. Chiudiamo Octopi, che è veramente come Synaptic, praticamente cercate questo. Vediamo se mi dà qua Google Chrome. Comunque, ho cercato Google e ho trovato tutto quello che è Google. Va bene. Vediamo se cerco Chrome. No, non mi prende qua Yaur, non me lo prende Yaur, però se dal terminale potete installare tutti gli Yaur che volete, va bene. Ok, chiudo qua il video, sono quasi a 30 minuti, chiudo il video. Ho fatto vedere un po' in generale quello che racchiude questo CacheOS, che è destinato a essere veramente uno dei più scaricati del mondo Linux. Ripeto, stabilità assicurata. Dopo una settimana di visione, non di uso continuo, perché io l'altro sistema operativo che utilizzo, per lo principale, è Linux Mint, ma pure a me mi è venuta voglia di andare a installare questo nel disco rigido, e non sul virtuale, perché è veramente molto bello, molto carino. È una sorta di Endeavor OS, con tanti tool, quello che non c'è in DevOS, come avete visto.
va bene. Sulla pagina, sulla schermata iniziale, dopo questa lezione Hello, e anche sulla live c'è Hello, e vi dà tutti quei tool per poter anche per poter avere un utilizzo out of the box per gli esseri umani, non per gli smanettoni incredibili, ma per gli esseri umani. Ok, chiudo qua con che ci può essere a un prossimo filmato, quando riesco a farlo. Ciao ciao a tutti da Salvatore. Ciao.